Andiamo ora verso le prime grosse difficoltà. E la maglia rosa Fantini, che nelle sue terre sta vivendo momenti di gloria, è impegnato a fondo per contenere gli attacchi che gli vengono portati dagli scalatori, rimasti sino ad oggi alla finestra. Prendendo lo spunto da una fuga di 6 uomini, Bruno Monti pianta in asso il gruppo e lancia il suo guanto di sfida. L'azione del romanino è quanto mai poderosa e ben presto i fuggitivi saranno sotto il suo controllo. Intanto però alle sue spalle è suonato l'allarme e anche il biancoceleste Buratti ha lasciato la compagnia, provocando una vivace reazione di gol col quale piomberà sull'avanguardia composta da 7 uomini. Sulla salita della forchetta balena, dopo una vincente battaglia, Monti precede di un soffio il lussemburghese, aggiudicandosi il gran premio della montagna. A un centinaio di metri lo segue il tenacissimo Buratti, che ha ceduto leggermente nelle ultime rampe. Poi vengono Negro e Francese Loredì, quindi tutti gli altri guidati da Astua, che però non potrà arrivare sui primi e soprattutto non riuscirà ad impedire che la tappa si risolva con un'azione di forza. Infatti il piccolo Charlie Gould, con uno strappo improvviso, stacca irresistibilmente i suoi compagni e se ne va tutto solo con una facilità che deve suonare di monito ai nostri corridori. Il lussemburghese resiste nella fase finale della tappa alla caccia spietata a cui è fatto segno e giunge sul vialone di Campobasso con oltre 1 minuto di vantaggio. Dietro di lui si classifica Batmans, che ha lasciato il gruppetto di Monti. Con questo successo Gould ha presentato il suo eloquente biglietto di visita.